Risultava disperso dalla mattina di mercoledì 14 agosto, ovvero da quando la sua fidanzata aveva lanciato l'allarme non vedendolo ritornare a Valdieri dopo un'escursione nel parco delle Alpi Marittime iniziata venerdì 9 agosto. Michele Brenta, 31enne originario di Carrù, è stato ritrovato senza vita nei pressi del Passo Cabrera, all'altezza di 2500 metri. A causarne il decesso sarebbe stata con tutta probabilità una caduta. Ad effettuare la tragica scoperta sono stati gli uomini del soccorso alpino della Valle Gesso, che si sono occupati del trasporto a valle della Salma. Nel soccorso non è potuto intervenire a causa delle avversità e delle condizioni meteo. Dalla mattina di mercoledì 14 agosto 2013, i carabinieri della compagnia di Mondovì e della stazione di Lesegno hanno allestito un presidio di sicurezza in frazione Rocchette di Lesegno, nei pressi del cavalcavia della ferrovia. Si tratta dello stesso luogo dove l'anno scorso fu organizzato un rave party che causò non pochi problemi ai residenti e all'amministrazione locale, evento che a quanto sembra starebbe per ripetersi. Nella notte tra martedì e mercoledì, infatti, sono arrivati in zona più di 300 giovani, forse anche stranieri, con l'intenzione di radunarsi nuovamente sotto il cavalcavia, ascoltando musica ad altissimo volume tutta la notte. Sul posto sono già posizionati il palco e le casse, ed il numero di partecipanti del rave cresce di ora in ora, al punto che secondo le prime testimonianze sarebbe già stato allestito un camion per i rifornimenti di cibo e bevande. Le forze dell'ordine stanno facendo confluire sul posto le unità cinofile dei carabinieri della Guardia di Finanza per i dovuti controlli antidroga, mentre nel frattempo il comune di Lesegno sta valutando l'ipotesi di emettere un'ordinanza di sgombero dell'area. Alle ore 15.30 di venerdì 16 agosto, la chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta nel rione Borgato di Mondovì ospiterà le esequie funebri dedicate a Giancarlo Bottero, il poeta e scrittore residente a Pianfei, deceduto nel pomeriggio di lunedì 12 agosto all'età di 65 anni, a causa di un gravissimo incidente in montagna che ha avuto luogo nella zona della Rocca dei Corvi, in località Crivella di Viola. Il rosario in suo onore sarà recitato alle 20.30 del 15 agosto, sempre nella chiesa di Borgato. Giovedì 15 agosto ritorna ai piedi del Monviso, dove è nato, 33 anni or sono, il concerto di Ferragosto, che nella splendida conca del Pian del Re proporrà l'esecuzione dell'orchestra sinfonica Bartolomeo Bruni di Cuneo, con la partecipazione del gruppo corale I Polifonici del Marchesato di Saluzzo. Dal 15 al 17 agosto si svolgerà a Frabosa Soprana la 40ª edizione della tradizionale sagra della raschera d'alpeggio del Brus. La festa celebra i più tipici formaggi monregalesi.